Ciao a tutti, abbiamo finito la seconda parte del video dedicato a Verona. Ve lo lanciamo subito, senza perdere altro tempo. Buona visione, ciao! Abbiamo appena ascoltato il poeta, ma rimaniamo in Piazza delle Erbe. Questo capitello del XIII secolo è stato testimone di attività commerciali, politiche e di giustizia. Infatti, sul pilastro, su cui è agganciata la catena, c'erano incise delle lettere per misurare le merci. Ma al capitello si sedeva anche il podestà appena eletto e il pretore per giurare fedeltà e giustizia. Inoltre, il capitello poteva trasformarsi in berlina per punire i malfattori. Merlature e bifore adornano la Domus Mercatorum, o Casa dei Mercanti, edificio medievale che rappresentava le arti e le corporazioni. Dopo una gustosa sosta a base di bomboloni e bombardini, ci inoltriamo verso la Piazza dei Signori, che è anche chiamata Piazza di Dante. Verona diede ospitalità all'esule poeta agli inizi del 1300 presso Bartolomeo della Scala e tra il 1312 e il 1318 durante la signoria di Can Grande. A Verona Dante si trova molto bene, ma il non poter più tornare a Firenze gli farà scrivere: tu lascerai ogni cosa che ami di più, e questa è la pena che l'esilio fa provare per prima. Tu proverai com'è amaro il pane altrui e come è duro salire e scendere le scale altrui. Come le scale del Palazzo della Ragione nella piazza adiacente, un palazzo che aveva ospitato anche tribunali e che di rimando fa pensare a Dante l'ingiustizia subita. Chiudiamo la seconda parte del filmato con il ricordo del balcone in cui Giulietta rimaneva a parlare con Romeo. Ma chi appare non sembra affatto Giulietta. Iscriviti e non perderti la prossima puntata.